BRCA sono due geni. Questi geni, va bene, che controllano la sintesi del BCRA 1 o 2, cosa hanno come funzione? Funzionano da oncosoppressori, nel senso che controllano la proliferazione delle cellule in condizioni, diciamo, normali. Se però sono mutate o sono in qualche maniera alterate, l'oncosoppressione si perde e la cellula che entra in proliferazione può avere una, come dire, una continua proliferazione che diventa cellula tumorale. Questo può essere a livello dei vari tessuti, ma soprattutto a livello del seno e a livello del tumore pelvico. Cosa si può dire di questo caso? Io direi solo questo. Mi riserverei di valutare più profondamente il problema per evitare di dare torto o parere positivo a determinate scelte del comune, oppure di dare maggior garanzia, nella presenza di questi due geni, del valore della terapia e del non valore eventuale della non terapia. Perché io credo che col tempo potranno essere fatti dei monoclonali che mi possono bloccare questi prodotti genici che in qualche maniera potrebbero coprire il rischio o ridurlo in modo significativo. Dobbiamo considerare questi. I geni nell'uomo sono dai 25 ai 28, 30 mila, voi troverete. Cosa vuol dire? Che servono tutti, perché ognuno, anche se solo una parte viene trascritta, ma non andiamo in difficoltà, solo il 20, il 15, 20%, gli altri servono per fare dei micro RNA che servono a lavorare i geni. Ogni gene serve per la sintesi di una molecola strutturale o funzionale. Cosa succede? Che durante lo sviluppo del corpo, questi geni vengono letti pian pianino, alcuni selezionati, altri così, ma però la divisione cellulare che è essenziale per permettere alla condizione di sviluppare l'organismo è fondamentale.